Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare l'unboxing della nuova agenda Mr. Wonderful. Questa agenda l'ho preordinata direttamente dal sito Mr. Wonderful qualche giorno fa e quindi mi è arrivata oggi, proprio questa mattina. E ne approfitto subito per farvela vedere e per aprirla insieme. Qui ho già staccato un pochino lo scotch, però adesso la andiamo proprio ad aprire. Abbiamo la carta protettiva, qui c'è la ricevuta ed eccola qui, questa è la nuova agenda. Ho scelto l'agenda piccola settimanale con gli anelli e avendola preordinata, insieme all'agenda mi è arrivata anche questa clip, questa segnapagina e anche un nuovo timbro Mr. Wonderful. Uno di questi io ce l'ho già perché mi è arrivato con un altro ordine di 2 anni fa, se non sbaglio, di un'altra agenda che avevo sempre preordinato dal sito Mr. Wonderful. Mi hanno mandato anche un altro timbrino. E quindi questo è il secondo timbro Mr. Wonderful, molto carino. Adesso andiamo a vedere proprio com'è fatta l'agenda all'interno. Ho scelto l'agenda settimanale piccola con questa fantasia, c'è scritto idee, sogni e tanti successi e vi avevo lanciato un sondaggio su Instagram mostrandovi 4 agende Mr. Wonderful. Vi avevo chiesto appunto secondo voi qual era la prescelta. E solo poche persone hanno indovinato e hanno scelto appunto questa agenda che è stata poi quella che ho ordinato. La settimanale piccola perché penso che sia l'agenda ideale per me. Avevo provato anche la giornaliera piccola, è stata proprio la mia prima agenda Mr. Wonderful, ma non avevo così tanti impegni da scriverci, quindi alcune pagine restavano anche mezze vuote. L'anno dopo ho preso l'agenda sketch, che era sempre settimanale e mi piaceva il fatto che fosse con gli anelli. E quest'anno che finalmente hanno lanciato anche l'agenda piccola settimanale con gli anelli, mi sono proprio direttamente buttata su questa. Andiamo a vederla insieme. C'è questo elastico argentato per aprirla. E inizia subito con una pagina di presentazione, quindi mi chiamo e questa agenda bellissima renderà le mie giornate ancora più speciali, ma anche io ci metterò del mio. La mia canzone preferita, in grado di migliorare anche il lunedì, è, e qui ci andiamo appunto a scrivere la canzone preferita, la mia frase preferita per darmi una spintarella è. E anche in caso di giornata storta, io riesco sempre, ma proprio sempre, a migliorarla con ciò che più amo fare. E qui ci andiamo a scrivere le cose che amiamo fare. Quindi, se un giorno dovessi perdere questa agenda, sai già a cosa mi dedicherò nell'attesa di una tua chiamata al numero o di una tua mail all'indirizzo email in cui mi dirai che vorresti consegnarmela e io in cambio ti regalerò un sorrisone a 32 denti. È veramente molto simpatica. Allora, questa agenda ha un'impostazione scolastica, quindi qui come potete vedere c'è proprio l'orario scolastico e qui io ci andrò a scrivere i miei impegni che sono fissi, quindi che sono sempre quelli ogni giorno della settimana. Io so che devo fare quella determinata cosa e la vado a scrivere qui. E poi abbiamo il calendario 2020 che va da settembre a dicembre, perché questa agenda parte appunto da settembre fino a agosto 2021, quindi c'è la fine del calendario 2020 e il calendario 2021. Puoi fare tutto ciò che ti preponi, perfino cominciare lunedì ballando la Macarena. Clicca play, allora apri l'app Spotify, vai nella barra di ricerca e clicca su questa icona. Poi inquadra questo codice con la fotocamera del telefono e voilà, la playlist è servita. Bene, quindi abbiamo anche una playlist da Mr. Wonderful. Che bello! Questa è una cosa fantastica che dopo proverò subito. Il sole dell'estate è con te in tutte le giornate. Qui c'è il calendario di settembre. È più piccolo rispetto all'agenda sketch, però mi piace, va bene lo stesso, perché tanto io ho un codice colore che mi permette appunto di sapere quali impegni ho, quindi è perfetta. Poi 21 giorni per trasformare obiettivi in realtà. In sole 3 settimane riuscirò a. Lo farò benissimo perché. Motivometro, che bello questo! Indica qui qual è il tuo livello di motivazione. Fantastico! Riuscirci significherà molto per me perché quando ci riuscirò mi regalerò un regalo ogni mese, penso che sia un'ottima idea. Allora non resta che cominciare. I miei 21 giorni iniziano in 3, 2, 1, ora. Forza che ce la fai, sei forte! E questa è la frase motivazionale per il mese di settembre e questa appunto è l'impostazione settimanale. Ogni settimana abbiamo qui dei disegnini con delle frasi Mr. Wonderful che io adoro, sono veramente troppo carine. E poi andando avanti
passiamo al mese di ottobre. Qui c'è scritto anche comincia l'autunno, poi qui invece abbiamo giornata mondiale del cuore, festa dei nonni. È veramente molto comoda questa agenda, anche perché c'è scritto tutto, quindi sai tutto. E qui abbiamo appunto ottobre. Davanti a ogni scelta le amiche rispondono alla svelta con il calendario di ottobre. Non c'è cielo senza stelle né domenica senza copertina. Ah, che bello l'autunno. Io adoro l'autunno, è la mia stagione preferita. E andiamo avanti appunto con il mese di ottobre. Vediamo poi che cosa c'è per il mese di novembre. A novembre abbiamo non è mai troppo tardi per essere quello che vuoi essere, quindi dacci dentro. Siccome il tempo è oro, prova il pomodoro. Oddio, che cos'è questa cosa? Un pomodoro equivale a 25 minuti, che è il tempo in cui ti dedicherai al massimo a realizzare l'attività che desideri svolgere. Che meraviglia! Per 25 minuti buttati a capofitto in quell'attività che vuoi proprio portare a termine, ma senza distrazioni, e una volta conclusa prenditi 5 minuti di pausa per svuotare la mente, te lo sei meritato. Ripeti il procedimento con i seguenti 3 pomodori e, in men che non si dica, tada! Avrai già concluso le 2 ore più produttive della storia e ti sarai guadagnato 15 minuti di puro relax. Che figata questa tecnica pomodoro, vero? Anche questa sarà da provare, ovviamente. Abbiamo poi tutto il mese di novembre e andiamo a vedere che cosa c'è per il mese di dicembre. Eccoci qua. Mamma, ho perso l'aereo, non è mai andato in onda troppe volte e tu non hai mai mangiato troppo panettone. Che meraviglia. Per un mese pieno di regali super speciali. Per non dimenticare nessuna delle cose stupende che ti sono successe quest'anno, pensa ai regali più belli che ti hanno donato questi ultimi 12 mesi. Quella nuova amicizia, quella sorpresa, quel messaggio che non ti saresti mai aspettato. Scrivi qui tutti quei regali super speciali che ti hanno portato tanta felicità. Che bello! Quindi questo è un po' un recap del 2020. Che meraviglia! Inizia poi dicembre. E passiamo a qui, ci sono gli alberelli di Natale, Buon Natale, vigilia e cenone di Natale. Che bello. Questo formato mi piace tantissimo perché è piccola, però è comoda. Le pagine si girano bene grazie agli anelli. È fantastica, penso che questa sia la mia agenda ideale. Con la tua grinta non serve altra spinta. Questa è la frase motivazionale per il mese di gennaio. Realizza il tuo grande sogno in 5 passi. Se hai un sogno nel mirino e non sai da che parte iniziare, ti diamo qualche semplice consiglio per farlo avverare e puntare ancora più in alto. Che bello! Io adoro l'agenda Mr. Wonderful perché è veramente motivazionale, ti motiva a fare le cose e ad essere sempre positivo. Un minuto in più sul divano e divento un cuscino. Io sempre. Circondati di persone che ti facciano sentire come quando sei in pigiama. Comodo, bello, questo per il mese di febbraio. Un pizzico d'allegria è la miglior farmacia. Allora, qui che cosa abbiamo? L'idea è quella di condividere tutto l'amore e la simpatia che Madre Natura ti ha donato con il tuo best friend, con quella zia che adori e, perché no, anche con il tuo vicino di casa. E siccome chi dà riceve e tu ti meriti tonnellate di amore, allora pensa bene a chi sarà la tua vittima del cuore di oggi e distribuisci ogni giorno un pizzico di allegria. Che bello! Giorno 1, cosa? L'abbraccio del mese se lo aggiudica? Chi se lo è meritato? Che bello, ragazzi, questa cosa! È meravigliosa, però io, siccome non voglio spoilerarvi tutta l'agenda, ecco, andiamo avanti, marzo lo passiamo, passiamo anche maggio, andiamo a vedere giugno che cosa c'è. Un amico con piscina nell'estate ti trascina, esatto. Cambiare latitudine migliora l'abitudine. Che bello, cos'è questo? Scegli un colore e tira fuori l'artista che c'è in te. Colora tutti i luoghi che hai già visitato, quelli che vuoi assolutamente rivedere e quelli che visiterai prossimamente. E non fermarti fino a quando avrai colorato il mondo intero. Bellissima questa cosa. Adoro. E beh sì, perché effettivamente questa è una mappa e quindi io andrò a colorare tutti i posti che ho visitato. È fantastico. Andiamo un pochino avanti, poi siamo a luglio. Passiamo ad agosto e andiamo a vedere la fine dell'agenda che finisce esattamente il giorno 5 settembre, che è domenica, quindi come potete vedere parte proprio da fine agosto 2020 e arriva a fine agosto 2021. E qui abbiamo poi il calendario 2022, qui c'è la rubrica per segnare i numeri di telefono e ci sono anche diverse pagine, bello. Questo l'avevo visto anche nell'agenda, non mi ricordo se era nella prima agenda settimanale che ho comprato oppure nella sketch, ma secondo me era in tutte e due. Moneta dopo moneta raggiunge ogni meta, quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, eccetera, eccetera, ci sono tutte le spese, ho comprato e ho speso. Quindi qui andiamo a segnare tutte le nostre spese e poi
Liste per non dimenticare niente di niente. Anche queste le ho sempre utilizzate tantissimo, sia per segnare delle cose che dovevo comprare o anche le idee dei video da portare qui su YouTube. Le ho utilizzate veramente tanto e sono super comode. Andiamo poi a due pagine dedicate alle note. Che carino questo pezzo di pizza. Anzi, quattro pagine dedicate alle note. Anzi, sei pagine dedicate alle note. 8 pagine, bellissimo, 9 pagine dedicate alle note, che bella questa cosa, attenzione alle pagine, cerchiamo di non strapparle subito, ecco, giriamo con attenzione, e qui ci sono tutti i nuovi sticker, che carini, io ho sempre conservato una tonnellata di stickers Mr. Wonderful, perché non li utilizzo tutti, però ogni volta che finisco un'agenda in cui ci sono degli stickers, poi li strappo e li metto da parte. Che carini che sono, oggi facciamo notte, senza caffè non carburo, preparo la valigia e me ne vado, bellissimi. Voglio scomparire e riapparire alle Seychelles, magari. Poi un'altra pagina di stickers, vediamo qui che cosa c'è. Giornata all'insegna del pisolino, io tutti i giorni. Sveglia off, io e il divano siamo anime gemelle, sempre io. Sono veramente carinissimi questi stickers. Altre pagine di stickers, serata tra donne. Voglia di fare saltami addosso. Queste sono frasi che io ripeto continuamente. Trasloco, visita medica, bellissimi. E finisce con un'ultima pagina di stickers, solo disegni, senza frasi. Bellissima, la adoro veramente, è un'agenda fantastica. E magari in un prossimo video poi vi farò vedere come l'ho organizzata per questo anno 2020-2021, che vi ripeto appunto parte da fine agosto 2020 e arriva fino alla fine di agosto 2021. L'anno scorso non l'ho presa perché dovevo partire per Londra, quindi non ero sicura di utilizzarla, ma ne ho sentito la mancanza, quindi quest'anno, anche se la mia vita al momento è incerta a causa del coronavirus, non so appunto se tornerò a Londra, se resterò in Italia, che cosa farò. La mia vita è tutto un punto interrogativo in questo momento, quindi nel dubbio, siccome l'anno scorso mi è mancata, l'ho comprata e mi sarà utile se tornerò a lavorare a Londra, ovviamente mi sarà utile in quei mesi. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi piaccia questa agenda. Molte persone nel sondaggio di Instagram non avevano votato questa agenda, però spero che vi piaccia lo stesso, penso che sia la più comoda per me. E quindi è proprio la mia agenda ideale. Mi piace molto anche la frase che c'è scritta: idee, sogni e tanti successi. E speriamo che la mia vita e la vita di tutti vada avanti appunto in questo modo, con tante idee, tanti sogni e tanti successi. Grazie per aver guardato il video, alla prossima, ciao!